Sulla buona strada, il convegno all'Auditorium Renzo Piano ha inaugurato le manifestazioni che accompagneranno l'Aquila all'arrivo della tappa del Giro d'Italia il 17 maggio. Tanti gli ospiti intervenuti, moderati dal giornalista Marino Bartoletti. C'erano il vicepresidente della regione Emanuele Imprudente, il sindaco Pierluigi Biondi, il presidente del comitato di tappa Alessandro Piccinini, ma anche Franco Federici, maggiore della Polizia Municipale, Paolo Cestra, primo dirigente della Polizia Stradale dell'Aquila, il presidente della provincia Angelo Caruso e l'assessore alla mobilità del comune Carla Mannetti. Fabio Pagliara, segretario generale Fidel, ha lanciato la possibilità di trasformare le Smart City in Sport City. È intervenuto anche l'assessore allo sport Vittorio Fabrizi e la dottoressa Barbara Macetola di diabetologia dell'ospedale. Ma l'intervento più emozionante è stato sicuramente quello di Marco Scarponi, fratello di Michele, vincitore del Giro d'Italia nel 2011 e morto investito su strada da un furgone che non gli aveva dato la precedenza durante un allenamento. È stato emozionante il suo ricordo, ma soprattutto la campagna per la sicurezza stradale che porta avanti oggi con la sua fondazione. Sulla strada o si salvano tutte le vite o non si salva nessuno. Non è che perché l'obiettivo deve essere quello, nessuno deve morire più sulla strada, ma soprattutto, come ho detto 5 minuti fa, bisogna che ci sia un progetto chiaro, serio, che abbia un punto di partenza e un punto di arrivo. Ed in mezzo ci deve stare la mobilità sostenibile, ci deve stare la prevenzione, ci deve stare tutta la società coinvolta, ci deve stare la comunicazione che non c'è, ci devono stare le risorse che non ci sono per affrontare questa tragedia. Ed ora di metterci lì seriamente, con impegno, con le persone competenti, a far sì che si risolva questa tragedia, perché non è scritto nel destino di nessuno di noi che dobbiamo morire sulla strada in maniera violenta. Non è scritto. È inutile che ci nascondiamo dietro la parola destino. Non è scritto nella vita di nessuno, nel DNA di nessuno, che dobbiamo morire sulla strada in maniera violenta. Punto. E dobbiamo risolvere questo problema. C'è troppo dolore in giro, c'è troppa violenza sulla strada. Ci sono i pedoni, i ciclisti, i più deboli che vengono uccisi, morti e ammazzati. Basta. A fare compagnia ai presenti la voce di Giuliano Molinari, accompagnato da Mauro Vaccarelli, che ha interpretato canzoni a tema dedicate al ciclismo, con un omaggio speciale a Marco Pantani a 15 anni dalla scomparsa. È stato esposto il trofeo Senza Fine, che sarà consegnato al vincitore del Giro d'Italia, con tutti i nomi incisi dei vincitori del Giro dall'inizio sino ad oggi.